tappa di Varese è una tappa particolarmente significativa della nostra campagna nazionale. Sono malato anch'io, la mia salute è il bene di tutti. È una grande campagna rivolta ai cittadini, ma è anche una grande campagna di attenzione al territorio. Per coordinarci molto, molto bene anche con i nostri livelli territoriali, supportarli e sostenerli nell'attività di tutela che ogni giorno fanno rivolta ai cittadini. L'Assemblea Territoriale di Varese è nata da poco, nel 2009, su impulso di quattro amici che, andati in pensione, hanno cercato di essere utili alla comunità. Principalmente operiamo nel campo della sanità con il Tribunale per i diritti del malato, che è molto attivo sia sotto l'aspetto di salvaguardare i diritti dei cittadini che hanno ricevuto, pensano di aver avuto un caso di mala sanità, ma principalmente un'ottima collaborazione con gli ospedali, delle aziende ospedaliere della provincia, con le quali collaboriamo per far sì che possano dare ai cittadini un servizio sempre migliore e sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini stessi. Dimostrazione, abbiamo avuto anche il patrocinio dell'ospedale per questa manifestazione, che come tema ha prevenzione cardiovascolare e stili di vita. Ogni tappa si articola in due momenti importanti: un momento di approfondimento e dibattito su tematiche particolarmente importanti su quel territorio, con le istituzioni, con tutti gli stakeholder e aperte ovviamente alla cittadinanza. E poi c'è un momento di piazza dove la nostra organizzazione incontra i cittadini, li aiuta nelle problematiche che incontrano ogni giorno, quindi fa tutela come la facciamo ogni giorno nelle strutture ospedaliere, ma la particolarità è uscire fuori dalle strutture e incontrare i cittadini, far capire loro quello che facciamo, cosa rappresentiamo, in che cosa possiamo essergli di aiuto, sensibilizzarli al tema dei diritti, al fatto che esistono e che è giusto che li pretendano. Pollice verde. Stiamo dando informazioni su come tutelare il nostro servizio sanitario pubblico e rilanciarlo, a partire dai propri comportamenti, quindi mantenersi in salute ma anche conoscere i servizi e utilizzarli bene. Stiamo dando informazioni su delle battaglie che abbiamo fatto, che abbiamo condotto e che hanno portato dei risultati, come per esempio la legge 38 del 2010 che ci difende dal dolore inutile per farla conoscere e farla rispettare. Stiamo anche raccogliendo informazioni sulla loro esperienza con i medici di famiglia, che sono un anello molto importante dell'assistenza e per i quali dobbiamo avere delle evidenze per riprogettare e innovare il nostro servizio sanitario nazionale. Per far sì che i servizi che vengono forniti dall'ospedale siano confacenti ai bisogni reali dei cittadini. Poi queste sono le sedi del Tribunale per i diritti del malato che sono nella provincia di Varese, quindi abbiamo uno a Circolo. È molto bello parlare con loro, è molto bello incontrarli. Alcuni non vedevano l'ora di poterci raccontare della loro esperienza, cercavano ascolto e l'hanno trovato. E addirittura alcuni ci chiedono informazioni su come possono essere al nostro fianco, che era il nostro secondo obiettivo, quello di essere di più, quelli di poter contare di più e poterci allargare sul territorio, perché i cittadini attivi sono, come dico io, un po' ingombranti, si prendono lo spazio. Credo che sia importante questa iniziativa che è stata presentata anche a Varese di affrontare il tema della prevenzione e di incontrare soprattutto la nostra gente per spiegare quali sono i rischi che si corrono assumendo dei comportamenti di vita sbagliati e quali invece possono essere i grandi vantaggi per sé ma per tutta la collettività. Grazie quindi a Cittadinanza Attiva.
come dice il tour dei diritti, la mia malattia è anche quella degli altri, o viceversa, la malattia degli altri è anche la mia. Sicuramente è un bene per la società se la salute funziona bene. Sound. These are blowing down the driveway.